Domenica 28 giugno, Monsignor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio Consiglio per la Famiglia, ha trascorso una giornata di festa a Nomadelfia. Nella prima mattinata ha fatto un giro per la comunità, fermandosi anche sulla tomba di Don Zeno e in un gruppo familiare. Alle ore 11 ha presieduto la Santa Messa, durante la quale ha consegnato sull'altare nuovi figli a 12 famiglie della comunità. La cerimonia, nella sua semplicità, rievoca il momento della crocifissione di Gesù quando, ormai agonizzante, disse a Maria: «Donna, ecco tuo figlio», accennando a Giovanni, e a lui rivolto, subito dopo disse: «Ecco tua madre». Oggi è un giorno di festa, perché Gesù dice «Talita cum» a tanti bambini. E Nomadelfia diventa il luogo della festa, il luogo della gioia, il luogo dove davvero possiamo toccare con mano quello che l'Apostolo Paolo dice ai Corinzi, quella famosa dimensione dell'uguaglianza. La vostra abbondanza supplisca alla loro indigenza, la vostra famiglia supplisca all'indigenza dei più piccoli, perché loro l'abbiano a loro volta, la prendano da voi. Ecco il miracolo che noi oggi celebriamo, è il miracolo di un amore che si diffonde nella misura in cui si dona. L'amore, se si chiude, si spegne, se si dona, si allarga. Il momento dell'affido dei figli è stato un momento toccante e profondo. Ha visto la bellezza di essere famiglia e la forza che si trae nell'essere uniti fraternamente. Commuove pensare che il Signore non abbandona nessuno e che ciascuno di voi diventa padre, madre e figlio gratuitamente. E sappiate che sarà il Signore a dirvi un grazie, sarete tra voi a dirvi grazie, sapendo che quello che qui facciamo è cosa del cielo, non solo della terra. Per questo siate lieti e ringraziate Dio di questo grande miracolo che oggi il Signore compie in mezzo a voi. Alessandro, ecco la mamma e il papà. Precedentemente, commentando la lettura del Vangelo con il racconto della donna emorragica che guarisce toccando il mantello di Gesù, ha sottolineato che anche Nomadelfia è un lembo del mantello di Gesù. Che questa mia visita anche per me significa toccare un po' il lembo del mantello che voi toccate. Lo tocco anch'io con voi. Lo tocco anch'io con voi e sento un legame che vorrei si rafforzasse di più, sento un legame spirituale, sento un legame anche, vorrei dire, pastorale, cioè il bisogno che anche come Pontificio Consiglio per la Famiglia possa arricchire la missione che il Signore dona alla sua Chiesa. Siamo all'inizio di un nuovo millennio e il Signore ha bisogno di popoli così, che sappiano dire a tutti, mentre cresce la violenza, mentre cresce il terrorismo, mentre chi governa non sa più che fare, chi governa non sa più neanche come analizzare, c'è bisogno di dire a tutti che la vita, se vogliamo salvarla, si dona. Non si toglie, è quello che facciamo qui, una profezia al mondo di oggi, chi dona la vita la ritrova in abbondanza. Grazie. La messa è terminata con tutti i bambini e i giovani sull'altare che circondavano Sua Eccellenza e insieme stendevano le mani sui genitori rimasti in platea. Non immaginavo che erano così tanti tutti insieme. Devo dirvi che ho pensato che alla fine
loro sono una benedizione per voi. Grazie a Dio sembrano più di voi. Vuol dire che avete il futuro. Vuol dire che davvero siete benedetti da Dio. Ed ora, cari figli, adesso come potete, noi benediciamo tutti loro. E per benedire, stendiamo tutte le mani così, sopra i vostri genitori e sopra tutti, e io invoco lo Spirito Santo perché li benedica e li protegga. Va bene? Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E nel nome del Signore ci facciamo un applauso che non finisce più.